è il suo. Okay. E poi Michele. Sì. Presentati. Buonasera a tutti, io sono Carlo Ferrarini, lavoro in IBM sulla tematica blockchain da qualche anno a questa parte. Il mio compito all'interno della mia azienda è aiutare i clienti a portarli a conoscere la tecnologia e capire come utilizzarla all'interno delle proprie aziende. In particolare mi concentro su tutti gli aspetti relativi a come utilizzare la tecnologia blockchain proprio all'interno delle proprie aziende, quindi in ambito enterprise. Buonasera. E siamo curiosissimi di capire chi sono io, di capire come funziona la blockchain. Te già ti conosco, cosa fanno loro un po' meno, però siamo curiosissimi in generale sulla blockchain. Prego. Io mi chiamo Michele Cignarale, non so di preciso che faccio nella vita, però mi piace immaginare dei sistemi di sviluppo per il territorio e quindi utilizzare la tecnologia perché questi sistemi di sviluppo facciano leva poi sulle qualità delle persone, metterle insieme, farli crescere, far crescere il turismo, traiettorie differenti. Quindi da poco abbiamo fatto nascere una startup che si occupa di una cosa della quale vi parlerò tra un po', però, perché altrimenti finisce tutto qua e poi andiamo tutti a casa. Grazie. Va bene. Allora vi do un consiglio: se volete superare le difficoltà, diciamo, acustiche di questo luogo, parlate forte e vicino al microfono. Ok. Altrimenti è un casino. Altrimenti è un casino. Allora, io inizierei e poi magari abbiamo un po' più di spazio per le domande, perché sicuramente ne verranno tante di domande quando inizieremo ad approcciare il tema. Quindi lascio la parola a Carlo, le tue slide sono già caricate. Sì, grazie. Scendo perché vado a vedermelo da là. Grazie Mirko. Torno appena finito sul palco. A te la parola. Grazie mille Mirko e di nuovo buonasera a tutti. Cominciamo col capire, l'obiettivo di questa mia presentazione di oggi è provare a capire che cos'è la blockchain, provare a capire che cosa ci possiamo fare con questa tecnologia, come ne possiamo trarre vantaggio, che cosa ci dobbiamo aspettare da una tecnologia del genere. Fatemi capire un pochino, quanti di voi conoscono che cos'è la blockchain? Beh, qualcuno. Quanti di voi conoscono Bitcoin? Di più? Questo sì. Quanti di voi usano Bitcoin? Complimenti, direi che niente male. Questa è già una buona media rispetto a quella che è il pubblico che abbiamo oggi. Nella mia presentazione cercheremo di capire, prima di tutto, un po' che cosa possiamo fare con questa tecnologia, qual è il motivo per cui questa tecnologia è nata e come la possiamo utilizzare all'interno di un'industria come quella del turismo. E poi vediamo qualche caso d'uso, proviamo a capire un po' sul concreto che cosa si può fare con questa tecnologia. Ecco, per capire, prima di tutto, prima ancora di capire com'è fatta questa tecnologia, prima ancora di capire che cosa ci possiamo fare, ci dobbiamo un po' chiedere qual è il contesto in cui ci muoviamo. Blockchain, con la sua prima applicazione, è nata nel 2008, piena crisi finanziaria, piena crisi di fiducia. Ecco, quanto è importante la fiducia nel vostro settore, nel turismo? Io credo che sia fondamentale. È uno dei settori dove non si può lavorare da soli, insomma, c'è sempre bisogno di qualcuno, c'è sempre bisogno di un'interazione con gli altri. Quindi la prima domanda per capire cosa possiamo fare quando cominciamo a ragionare in termini di ecosistema, in termini di reti, è cosa possiamo fare insieme. Quindi la prima cosa che vi vorrei lasciare è, per capire la blockchain, la prima cosa che dobbiamo fare è guardarci accanto a noi e dire che cosa posso fare con la persona che sta seduta a fianco a me in questo momento, se io riesco a creare fiducia con questa persona. Ecco, la blockchain ha come obiettivo insito quello di creare fiducia nel far risparmiare tempo nella creazione di questa fiducia tra le varie controparti. Varie controparti che normalmente creano una rete, un po' come la rete di internet per lo scambio di informazioni, la blockchain diventa una rete in cui scambiamo del valore. Quindi parliamo di reti con tanti partecipanti all'interno di queste reti. Possiamo immaginare nell'ambito del turismo le catene alberghiere, quelli che fanno gli enti del turismo che abbiamo visto prima, le assicurazioni, le agenzie di viaggio, i responsabili appunto del trasporto e così via. In questi ambiti abbiamo sempre un concetto, il valore che noi cerchiamo di trasportare tra
le varie persone è sempre maggiore in base a quanto è più grande questo ecosistema, questa comunità in cui noi cerchiamo di muoverci. Quindi più diventa grande la nostra business network e più il valore di quello che scambiamo all'interno di questa rete diventa importante. Ecco, la blockchain serve proprio per aiutare a mettere in comunicazione e per farsi fidare l'uno con l'altro in questi scenari. Normalmente ci riferiamo a questi ambiti come ambiti di mercato, mercati pubblici, mercati privati, sono due modelli molto diversi a seconda di quello che è il tipo di valore che vogliamo scambiare. Se io ho una moneta, la moneta è normalmente pubblica. Se io ho il mio biglietto aereo, quello è un asset di tipo privato che voglio in qualche modo garantire. Quindi a seconda dell'asset, del bene che io sto trattando, voglio avere un mercato di riferimento diverso. E questo lo vedremo anche all'interno del paradigma blockchain che viene trattato in maniera diversa. Quindi asset che possono essere asset o beni che possono essere di vario tipo, asset tangibili, potremmo voler tracciare un bene fisico che si sposta tra le varie persone, asset intangibili, asset finanziari, i nostri biglietti aerei che ormai sono digitali, i nostri biglietti di viaggio, la moneta è sicuramente uno degli asset che più di tutti conosciamo già, almeno per sentito dire, che è stato digitalizzato e che si può utilizzare in maniera diversa nel momento in cui cominciamo a ragionare in ottica di collaborazione tra tanti enti e tante controparti. All'interno di questi mercati, all'interno di queste business network, lo scambio di questi asset avviene attraverso delle transazioni. Esattamente come noi andiamo dal macellaio a comprare la carne e paghiamo, effettuiamo una transazione, allo stesso modo noi possiamo fare questo tipo di transazioni in tante realtà, in tanti scenari diversi a seconda del nostro caso d'uso, del nostro scenario di business. Esistono dei contratti, ovvero delle regole che governano come noi scambiamo i beni all'interno della nostra comunità, che stabiliscono quali sono effettivamente le regole a seconda delle quali noi possiamo pagare il macellaio quando andiamo a comprare la carne. Ecco, tutto ciò lo possiamo fare in tanti modi. C'è un problema. Se noi pensiamo a come funziona il mondo oggi, molto spesso noi pensiamo a un mondo dove ognuno di noi mantiene un registro di quello che fa con i propri asset, di quello che fa con i propri beni, beni che si spostano da una persona all'altra. Questi registri, un po' come insomma, la partita doppia ce l'abbiamo presente credo tutti, questi registri tra di loro non sono sempre allineati, no? Il disallineamento tra questi registri, il fatto che ognuno di noi ha una propria visione della realtà, può diventare un problema, può creare delle incomprensioni, può creare delle dispute, può creare una mancanza di fiducia e dei costi aggiuntivi all'interno del nostro ecosistema. Alla fine cerchiamo di non fidarci più della nostra controparte, magari mettiamo in mezzo un intermediario che rallenta le nostre transazioni, intermediario che ci costa in termini di far effettuare transazioni all'interno della nostra rete. La blockchain si pone come obiettivo quello di risolvere questo problema. Questo è l'obiettivo cardine della blockchain. Quindi invece di avere tanti registri, ognuno di noi ha la propria copia della verità, cerchiamo di condividere questa copia della verità, di metterla a fattor comune, di avere un'unica visione di quello che è il valore all'interno di una certa rete. E se riusciamo a fare questo, riusciamo ad avere un consenso tra le parti, quindi non abbiamo più bisogno di preoccuparci delle dispute, possiamo cominciare a pensare di sapere da dove viene un certo bene. Poi questo tema lo riprendiamo. Una volta che noi condividiamo queste informazioni con tante persone, quelle informazioni di per sé diventa immutabile, non tanto perché nessuno la può cancellare, ma perché l'ho detta a talmente tante persone che diventa praticamente impossibile modificare e convincere tutte queste persone a modificarle nello stesso modo. E quindi una volta che io l'ho scritta e l'ho condivisa all'interno di questo registro condiviso, che è condiviso tra tutti e che è effettivamente decentralizzato, quindi ognuno di noi ha una propria copia di questo registro, allora posso ottenere anche quella che viene chiamata finality, quindi la capacità di dire che se l'ho scritto da una parte, allora questa cosa è vera per tutti. Questi sono i principi cardine della blockchain. Come a questo punto noi possiamo utilizzare
questi principi a nostro vantaggio? Beh, ci sono tanti scenari in cui abbiamo utilizzato questa tecnologia. Quello più famoso è sicuramente Bitcoin. Quindi, di nuovo, 2008, piena crisi finanziaria, piena mancanza di fiducia nelle istituzioni, problemi anche da un punto di vista della censura delle informazioni. Allora qualcuno si inventa, questo Satoshi Nakamoto si inventa, una modalità per condividere del valore e per creare una rete tramite il quale una certa moneta, un valore digitale, una cryptocurrency, possa essere scambiata senza dare la possibilità a nessuno di censurare le transazioni che avvengono. E una volta che io permetto di non censurare le transazioni che avvengono sulla rete, rendo libero lo scambio di valore all'interno di questa rete. Quindi non ho più bisogno di una banca centrale, non ho più bisogno di una banca, posso tranquillamente trasferire il valore del Bitcoin, a questo punto, da una persona all'altra senza preoccuparmi di altre controparti. Allo stesso modo questa rete, questa grande invenzione che è stata Bitcoin, si governa da sola, quindi riesce a generare e a immettere nel mercato automaticamente, grazie ai propri meccanismi più complessi di quello che può interessarci in questo momento, ma riesce a immettere da sola nel proprio mercato, nella propria rete, questo bene. Quindi non ho più bisogno neanche di una persona che immetta questo valore, che controlli alla base questo asset. Ecco, Bitcoin è sicuramente un ottimo esempio di uno scenario in cui il pagamento, quindi vogliamo abilitare il pagamento senza frontiere, frontiere di qualsiasi tipo, frontiere geopolitiche, frontiere sociali, frontiere economiche e così via. Ma non c'è solamente il Bitcoin è un esempio di un asset che noi possiamo utilizzare. Ci sono tanti esempi in cui possiamo utilizzare questa stessa tecnologia di creare dei registri condivisi tra tante parti per abilitare, per semplificare la collaborazione tra queste controparti, tanto tra business e clienti finali, quanto e soprattutto in scenari business to business, quindi all'interno di un ecosistema business to business di varie controparti che collaborano poi per ottenere un risultato unico, che potrebbe essere per esempio la soddisfazione del cliente unico che abbiamo all'interno della nostra business network. Vi faccio un po' di esempi di questo secondo scenario. Questi sono tutti esempi di reti attive, quindi sono scenari di reti attive dove clienti si attestano per collaborare all'interno di questa business network. TradeLens è una rete in ambito logistico, è stata fondata da IBM insieme a Maersk, ha l'obiettivo di semplificare la tracciatura e la gestione di tutto quello che è il ciclo di vita a livello logistico della merce. Sapete, non so quanto conosciate Maersk. Maersk è il più grande trasportatore di merce via oceano. Praticamente tutto quello che noi utilizziamo passa a un certo punto in un container tramite Maersk. Un altro esempio che dopo prendiamo è qualcosa che come italiani probabilmente ci sta molto a cuore, è la fiducia in quello che mangiamo. Sapere da dove viene, chi l'ha trattato, quando l'ha trattato, come e così via. Altro esempio, Worldwire. La capacità di creare, scambiare moneta tra controparti, soprattutto pensiamo a Sud America, Oceania, quindi paesi in via di sviluppo dove magari ci sono anche problemi di valuta abbastanza, di inflazione abbastanza evidenti, la capacità di trasferire immediatamente del denaro tramite un meccanismo digitale immediato che possa portare del valore alla nostra rete. Infine vi presento un caso, WeTrade, che riguarda anche l'Italia, perché è un consorzio di varie banche, tra cui una italiana, che ha come obiettivo quello di semplificare la finanza all'interno del trading, quindi la trade finance, la capacità di scambiare merci tra vari attori e di gestire la parte finanziaria di questo scambio in maniera efficiente. Tutti questi scenari possono utilizzare la blockchain in vario modo, che sia per avere una tracciatura di quello che avviene nelle varie fasi dell'asset che viene trasformato dai vari attori, che sia per mettere in comunicazione immediata, diretta, varie controparti che tutte devono concorrere a creare e a mantenere il valore di un bene, che sia per scambiare moneta, così come abbiamo già visto. Mi piace parlare di Food Trust, che è uno degli esempi più conosciuti, dove effettivamente noi abbiamo visto un vantaggio incredibile nell'utilizzare questo tipo di tecnologie.
Pensate, noi siamo partiti da una sperimentazione con Walmart. Walmart nel 2006 ha avuto un problema con una busta di spinaci. All'interno del proprio supermercato c'è stata una busta di spinaci che è stata trovata infetta. Una persona si è sentita male e a quel punto è partita una ricerca per capire da dove veniva, da dove proveniva questa busta di spinaci. Ci hanno messo intere settimane, hanno dovuto bloccare l'intera produzione di spinaci negli Stati Uniti per poi scoprire che il problema era dovuto solamente a una busta e a una pianta in una specifica azienda agricola. Quindi il problema molto 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 circoscritto che ha colpito tutta la comunità. Ecco, se pensiamo a questo esempio, con Food Trust la stessa cosa, Walmart riesce a risalire a tutta la catena di chi ha collaborato all'interno per la creazione di quell'asset e ottenere questa risposta in 8 secondi. Quindi in 8 secondi nel caso di busta di spinaci contaminata io posso risalire a dov'è il problema. Chiaramente questo, anche pensiamo un po' agli scandali che abbiamo visto sui giornali, le uova al fipronil, insomma tutti gli scandali alimentari che abbiamo visto ultimamente, questo è un grande passo avanti. Come si raggiunge però effettivamente su scala globale questa cosa qui? Ecco, di nuovo, l'importante è l'ecosistema. Se ognuno si fa la propria blockchain, se uno si fa la propria rete, non otteniamo grandi risultati. Il grande risultato lo otteniamo nel momento in cui riusciamo a coinvolgere tante persone all'interno della stessa rete. Questo vuol dire creare degli standard comuni, mettersi d'accordo, creare un meccanismo anche di business per aumentare il valore in maniera comune di questa soluzione. Ecco, quando si riescono a fare queste cose si possono ottenere grandi cose. Vediamo qui in questa slide, non a caso, che anche competitor importanti come Carrefour e Walmart collaborano in questo scenario. Quindi si tratta di andare a cooperare, a trovare altri enti come noi che collaborino nel creare, nel portare avanti una soluzione comune. Allo stesso modo noi stiamo facendo la stessa cosa con Barilla, siamo partiti con una sperimentazione in cui tracciamo il pesto Barilla, quindi in particolare la filiera del basilico. Siamo partiti da qualcosa abbastanza semplice in cui Barilla ha piuttosto chiaro il controllo della filiera per poi provare a scalare su altri scenari. Quindi è qualcosa che poi magari vi troverete anche sulle vostre tavole tra qualche mese. Abbiamo detto, ci sono scenari in cui noi abbiamo bisogno di mercati pubblici, come quello delle criptovalute, ci sono altri scenari in cui abbiamo bisogno di mercati privati, quindi a seconda di quello che è lo scenario in cui noi ci vogliamo mettere, dobbiamo gestire correttamente la fiducia, la privacy e come poi sulla base della fiducia e della privacy costruiamo i nostri registri condivisi e i nostri smart contract, i nostri contratti che regolano come vengono le transazioni. Ecco, questi che vi ho fatto volevano essere un po' di esempi per darvi un'idea un po' più concreta di cosa si può fare con questa tecnologia. Volevo toccare un po' quello che sta avvenendo nell'ambito del turismo. Ci sono effettivamente parecchie iniziative già in piedi, poi una ci verrà presentata direttamente, però ve ne volevo presentare un paio. Una del SITA, che è l'azienda più importante dal punto di vista dello sviluppo di tecnologia per l'ambito del turismo e del trasporto, che vuole indirizzare con la blockchain un problema che qui sicuramente tutti noi ci siamo riscontrati, cioè avere una visione dei dati di un volo che sia unica e corrispondente da tutte le parti. Quindi che sia l'aeroporto di partenza, l'aeroporto di destinazione o la compagnia aerea o altri enti, l'assicurazione, che magari ho comprato un'assicurazione sul viaggio, o altri enti, io devo essere in grado di assicurarmi con una singola sorgente di verità su quello che è lo stato di un volo. Ecco, con blockchain posso ottenere questo tramite la creazione di un registro condiviso tra aeroporti, compagnie di viaggio, assicurazioni e così via. Proprio parlando di assicurazioni, le assicurazioni sono tra gli innovatori più forti in questo campo. AXA ha creato e ha sviluppato un contratto intelligente basato su tecnologia blockchain che rimborsa automaticamente il viaggiatore nel momento in cui il viaggio ha dei problemi di ritardo.
è in fase di sperimentazione, in particolare su una tratta tra New York e Parigi, mi sembra, in questo momento, e vorrà essere riutilizzato. Qual è il vantaggio di utilizzare la blockchain in questo scenario? Beh, il viaggiatore viene rimborsato immediatamente, non deve neanche chiederlo. L'aereo a terra, sappiamo che è arrivato in ritardo e posso direttamente far partire il claim per ottenere il rimborso. Quindi, chiaramente, maggiore soddisfazione per il viaggiatore, più contento di viaggiare la prossima volta. Altro scenario molto interessante, Dubai che vuole diventare la città più felice del mondo e che nel 2020 tra l'altro ospiterà l'Expo. Come obiettivo per il 2020 Dubai si è posta di creare un marketplace, quindi un punto, un punto digitale, dove start-up, enti alberghiere, enti del turismo e così via possano collaborare per creare soluzioni condivise tra le varie controparti. Mi stava dicendo Mirko, non è l'unico che sta cercando di fare questo tipo di cose, c'è anche Singapore. La cosa interessante è che Dubai, avendo utilizzato questo approccio, Dubai che notoriamente, insomma, siamo negli Emirati Arabi, non è proprio che brilli per trasparenza delle informazioni, riesce ad aprire a start-up, a nuovi tipi di enti, nuovi tipi di ingaggi che arrivano per collaborare su questa piattaforma in maniera aperta a tutti gli interlocutori presenti. Come IBM noi stiamo lavorando con Deutsche Bahn, compagnia di trasporti ferroviaria tedesca, per provare a creare un biglietto unico per il viaggio. Quanti mezzi avete preso per arrivare qui? Io ne ho presi 3. Ecco, 3 biglietti. Magari ho un problema su uno di questi 3 biglietti e mi perdo il resto del viaggio. Creare un biglietto unico tramite un registro condiviso che sia condiviso tra vari enti, magari anche con l'azienda di trasporti locale, la ferrovia, eccetera, può permettermi di creare poi un'esperienza per il cliente finale più piacevole, più di effettivamente di singolo viaggio e non tanto di tante tratte separate. Infine un altro esempio che vi volevo condividere, sempre in ambito assicurativo, la possibilità di creare microassicurazioni, un po' come quello che abbiamo visto prima di AXA. In questo caso noi l'abbiamo utilizzata sullo scenario del maltempo, quindi immaginiamo, andiamo in vacanza al mare, troviamo brutto tempo, siamo costretti a restare in albergo. Ho fatto la microassicurazione sul maltempo e questi contratti intelligenti si riconoscono lo status in cui mi trovo e mi propongono immediatamente un pacchetto wellness magari nella spa dove mi ritrovo, tramite magari un meccanismo di loyalty, quindi agganciando i punti fedeltà della compagnia o dell'albergo o dell'ente alberghiero dove mi ritrovo, e quindi immettendo all'interno di questa rete degli asset queste monete, questi punti loyalty che possono essere spesi poi per una spa, per un massaggio e così via. Questi sono un po' di esempi, non credo di essere esaustivo su questo, ma mi piaceva darvi un po' un assaggio di quello che può essere fatto con questa tecnologia in questo momento. Sono andato abbastanza rapido, volevo lasciare un po' di spazio a domande, se ce ne sono. Facciamo così. Intanto pensateci, facciamo fare anche il secondo relatore e poi facciamo alla fine tutte le domande. Benissimo. Così vi mettete là e vi massacrano di domande. Allora, Benissimo. Michele, sali tu sul palco. Grazie a tutti. Salgo anch'io, grazie Carlo. Allora, ti faccio io il cambio di presentazione. Incrociando le dita perché ha avuto l'ardire di portare un presi. Vediamo. Posso criticare Microsoft, IBM? Lo zip. Da dove? Non c'è internet. Ok. È tutto in locale. Deve caricare le
Ok. Arriva. Ce l'ha quasi fatta, lavora con un protocollo blockchain. No, ancora loading. È andato. Questa è la mia bella scrivania. È andato. Allora, microfono vicino. Microfono vicino. Non andare tanto avanti perché... Cado? No, suona, fischia. Ah, suona. No, vengo dietro. Che ho paura di cadere in questa parte bucata. Allora, io sono Michele Cignarale e sono uno dei fondatori di T-Box Chain, il sistema di raccolta, certificazione e distribuzione di recensioni online attraverso la tecnologia blockchain. Per raccontarvi come funziona T-Box, però, non posso essere tecnico perché non sono un esperto IBM, quindi io vi devo raccontare una storia, semplicemente una storia. E inizio da un po' di tempo fa. Li riconoscete questi due chi sono? Era il 1982 e il Presidente della Repubblica era Sandro Pertini e allenatore dell'Italia, campione del mondo all'epoca, Enzo Berzotto. Io avevo 6 anni e abitavo a Melfi, Basilicata. Mia nonna, in un caldo pomeriggio di luglio, mi chiamò verso le 5:30 del pomeriggio, dopo la cosiddetta controora, perché prima delle 5:30 non si poteva uscire per strada, faceva troppo caldo. Mi chiamò e mi disse: Michele, vieni qua, vammi a fare un servizio, che sarebbe vammi a fare una commissione. Mi chiamò e mi diede in mano un fogliettino. Su questo fogliettino c'era scritto 1 chilo di pane, un pacco di pastina, 1 etto di mortadella. Lei aveva un quadernetto verde, si è segnato su quel quadernetto le stesse cose. Mia nonna si fidava molto di me, ma le nonne non hanno mai troppa fiducia del mondo, quindi soldi in mano non me ne ha dati. Mi ha dato il fogliettino con quello che c'era scritto sopra. Io sono andato da Graziella, la commerciante che abitava vicino a casa di mia nonna, e ho consegnato in maniera molto gentile il fogliettino alla signora. La signora ha preso il suo quadernetto rosso e si è segnata le cose che dovevo comprare io, senza soldi ovviamente. Dopodiché mi ha consegnato la roba e io l'ho riportata a mia nonna. Allora, mia nonna, io e Graziella avevamo le stesse informazioni. Senza bisogno di dare soldi, ma con un sistema basato da una parte sulla fiducia e da un'altra parte su un sistema tecnologicamente avanzatissimo, il fogliettino di carta scritto a penna, avevamo realizzato quello che nel 2005, nel 2006, nel 2008 Satoshi Nakamoto ha chiamato blockchain. Avevamo un registro distribuito, eravamo a conoscenza tutte e tre delle stesse informazioni e lei mi ha dato del valore che io ho riportato a mia nonna. Questa è mia nonna, ve la presento. Foto degli anni 50, molto bella, una signora molto bella. Mia nonna adesso ha 96 anni, è ancora viva e sta a Melfi, sempre in Basilicata. Questo per dire che cosa? Che mia nonna mi ha dato e mi ha fatto capire per la prima volta cosa significasse riporre fiducia all'interno di una comunità. È vero, eravamo una comunità di 3 persone solamente, ma sempre comunità eravamo. Memore di questo insegnamento, qualche anno dopo, nel 2015, stavo lavorando ad un progetto, vi ho detto prima che faccio il progettista culturale, stavo lavorando ad un progetto di sviluppo del territorio, dovevo mettere in rete 40 di comuni, che tra di loro dovevano condividere un patrimonio informativo e dovevano farsi passare fiducia, dovevano fidarsi gli uni degli altri e dovevano avere le stesse informazioni. Non conoscevo ancora la blockchain nel 2015, ammetto la mia ignoranza, l'ho conosciuta in quella sede, però ho iniziato a studiare, a capire, mi sono imbattuto in questo matematico pazzo che con crittografia, teoria dei giochi, aveva messo su questa giostra bellissima dove la fiducia faceva da base ad un sistema tecnologico avanzatissimo e soprattutto democratico, quasi una realizzazione del socialismo, tutti hanno le stesse informazioni, mercato perfetto, una roba bellissima, mi ha affascinato tanto e ci abbiamo iniziato a studiare. Non ci abbiamo capito troppo dall'inizio, però abbiamo iniziato a guardarci intorno. Poi siamo appassionati di tecnologia, quindi abbiamo guardato come si stava evolvendo il mondo dell'informazione, il mondo della raccolta delle recensioni, il calcolo della reputazione.
E abbiamo capito, anche studiando per bene il Clue Train Manifesto, sapete che cos'è il Clue Train Manifesto? Qualcuno si è mai imbattuto in questo manifesto? Sì. Perfetto. Il primo assioma del Clue Train Manifesto dice che i mercati oggi sono conversazioni. Quindi il mercato è gestito attraverso conversazioni. Le conversazioni si fanno tra persone, le persone si devono fidare una dell'altra, quindi devono avere fiducia. Oggi un consumatore, per fare un acquisto, un qualsiasi acquisto online, guarda in media una decina di recensioni. Questo dato è impressionante. Il 74% delle persone ha letto almeno una falsa recensione nell'ultimo anno e il 90% di questo 74% non si è accorto di aver letto assolutamente una falsa recensione. Io vi invito a utilizzare un qualsiasi portale per rilasciare recensioni e a farlo adesso, se volete, in questo momento. Potete rilasciare una recensione sul Louvre o su un bar di Manhattan, lo potete fare, fra 10 minuti vi arriva la notifica e il software automatico vi ringrazia anche per aver aggiunto una nuova recensione all'interno del sistema. Per avere un po' idea di quello che accade e di quanto una falsa recensione possa lavorare negativamente sul mercato, vi do quest'altro dato. Questi sono dati Harvard Business School. Una quota di mercato compresa tra il 5 e il 9% è influenzata dalle recensioni. Vi faccio un esempio. In Italia, solo nel settore ristorazione, ciò vuol dire che c'è una quota di mercato governata dalle recensioni che si aggira intorno ai 3 miliardi e mezzo di euro. Qualcosa di potente, passatemi il termine. Allora, guardando questi dati, ho detto vabbè, qua bisogna fare qualcosa, bisogna agire, bisogna certificare le recensioni. E ho chiamato il mio socio Fausto, che è qua in prima fila. Dico: Fausto, come facciamo? Dobbiamo certificare le recensioni e dobbiamo usare la blockchain, perché è l'unico elemento tecnologico di verità che può far sì che la fiducia diventi realtà, diventi un sistema democratico. E allora ci siamo inventati questa cosa bellissima, io la amo. Questa si chiama T-Box Chain. Il nome contratto sarebbe la Trust Box Chain, la scatola della fiducia. È un dispositivo hardware software con brevetto depositato che riesce a rilasciare un token crittografico, mamma che brutta parola, che garantisce il fatto che tu sia tu e che tu sia in quel luogo. Per farlo però abbiamo bisogno delle persone. E tutto il sistema T-Box Chain non può essere semplicemente gestito attraverso la tecnologia, deve far fede su altro, deve contare su altro, deve contare su quello che mi ha insegnato mia nonna, deve contare sulla fiducia tra le persone che si devono relazionare tra di loro in maniera trasparente, sicura e certa. Allora abbiamo immaginato, mettiamo insieme chi scrive recensioni con chi riceve recensioni, facciamogli capire che non sono persone che devono stare contro, che si devono guardare quasi in cagnesco. Sono gente che deve stare nella stessa comunità, devono stare insieme e devono capire che solo insieme si vince la battaglia della certezza e la battaglia dell'innalzamento della qualità del prodotto turistico sul territorio. Per dare qualche numero, la parte dei recensori li abbiamo chiamati cittadini 3.0 e fate conto che questo è un dato fine 2016, ci sono 370 milioni di utenti globali da mobile solo su TripAdvisor, di questi 6 milioni sono in Italia. Dall'altra parte del cerchio, ci sono coloro che gestiscono alberghi, ristoranti, attrattori culturali e sono 4 milioni di ristoranti in tutto il pianeta Terra, 2 milioni di hotel e 800.000 attrazioni che oggi si riferiscono a servizi di raccolta online di recensioni e quindi calcolano la propria reputazione sulla base di quelle recensioni. Ma quante di quelle recensioni sono vere? Quante di quelle recensioni sono false? Il nostro obiettivo è metterli tutti insieme, farli far parte di una cosa che mi piace chiamare comunità di cittadinanza temporanea. Cittadinanza temporanea, stare tutti insieme, temporaneamente in un luogo che può travisare anche lo spazio. Cioè una comunità T-Box Chain può essere attiva tra Rimini, Firenze, Parigi e New York. L'importante è che ci sia una scatola che provi la fiducia, che crei un link visibile, visibile a noi, ci fidiamo. In questo modo si abbatte tutta quella mancanza di informazioni, noi lì l'abbiamo chiamata asimmetria informativa. Prima dell'avvento del societing, qualcuno sa che cos'è il societing? Sì,
è un'evoluzione del marketing, dove non solo si deve fare profitto, ma si deve aumentare il livello qualitativo della vita delle comunità sui territori. Una cosa molto bella e molto semplice, si possono fare i soldi vivendo tutti meglio. E si possono fare i soldi vivendo tutti meglio se riduciamo le asimmetrie informative. T-Box Chain riduce le asimmetrie informative. E voi adesso vi chiederete, bella sta scatola, carina, bello il pezzo di plastica, ma come funziona? E vi dico come funziona, è molto semplice. Si va su uno store, Apple piuttosto che Android, dipende dal dispositivo che utilizzate, Windows non l'abbiamo proprio preso in considerazione ovviamente, e si scarica l'applicazione. Nel momento del download dell'applicazione bisogna inserire dei dati personali, nome, cognome, numero di telefono del dispositivo che contiene la SIM, sesso e foto profilo. Nel momento in cui si inseriscono questi dati, per essere validati, si deve ricevere un messaggio che contiene 6 cifre, un codice identificativo, che devi rimettere all'interno dell'applicazione. A quel punto sei riconosciuto. Perché? Perché nel momento in cui hai registrato la SIM, hai lasciato il tuo documento. Quindi io so che sei tu, proprietario di quella SIM, e che detieni quel telefono, che hai fatto l'accesso alla rete T-Box Chain. Nel momento in cui il tuo profilo viene accreditato come valido, ti viene attribuita una coppia di chiavi crittografiche che ti consente di dialogare con la piattaforma. Allo stesso tempo si apre un wallet, che non è altro che un portafogli, che contiene già al primo accesso 1000 punti XTB, noi li chiamiamo punti fiducia. Hanno un valore, ma hanno un valore serio tra le persone, valgono fiducia. Per quanto riguarda invece gli utenti business, quindi l'altra parte degli utenti che però devono stare sempre nella nostra comunità di cittadinanza temporanea, per accedere alla piattaforma bisogna già essere un utente registrato T-Box Chain, bisogna provare di avere una partita IVA valida. Nel momento in cui si mette la partita IVA all'interno del sistema, si verifica questa esistenza attraverso o l'esecuzione di un piccolo bonifico, un piccolo trasferimento di moneta digitale, basta anche un centesimo. Ci serve perché? Perché la banca, nel momento in cui aprite un conto, vi chiede i documenti. Se il documento e partita IVA sono collegati, io so che tu esisti, sei vero e sei in quel luogo. Anche qui, se volete fare un esperimento, provate a farlo. Ci sono piattaforme che ti permettono di mettere locazioni in un luogo qualunque del pianeta. Io ho messo un ristorante a casa di Fausto, per esempio. E mi hanno detto, bravo, hai aperto un bellissimo ristorante. Falso, non l'ho mai aperto. Se avessero fatto questo tipo di controllo, io non avrei mai potuto farlo. E avrei avuto una certezza. Una volta fatta la registrazione, noi spediamo la T-Box all'utente business, e da remoto calcoliamo una cosa che ha un nome bellissimo, si chiama impronta geografica, cioè sappiamo precisamente dove è posizionata quella T-Box attraverso un calcolo che ha strutturato il nostro matematico pazzo che tiriamo fuori dalla stanza dei giochi una volta all'anno. Per poter inserire, a questo punto abbiamo il cittadino 3.0 che si è registrato, la T-Box all'interno del ristorante, del bene culturale o dell'albergo. Come facciamo a rilasciare una recensione certificata? Semplicemente avvicinando il nostro telefono, dispositivo mobile, con l'app precaricata alla T-Box. La T-Box, nel momento in cui riconosce l'applicazione sul nostro telefono, che fa? Prima di tutto effettua un confronto fra l'impronta geografica del telefono in quel momento e l'impronta geografica di prima installazione della T-Box. Quindi io faccio un controllo di locazione, la proof of location. Mentre in ambito blockchain c'è sempre una prova di qualcosa. In Bitcoin c'è la prova di lavoro. Noi ci siamo inventati due prove e le abbiamo brevettate. La proof of identity, quella che abbiamo fatto prima con la registrazione della carta e della SIM, e la proof of location attraverso il confronto continuo. Ogni volta che la T-Box emette un token crittografico viene confrontata l'impronta e io so che quella T-Box è lì, non è stata mai spostata. Quindi sono sicuro della locazione nel quale c'è. Per immettere una recensione devi essere stato in quel posto. Non ci piove. Se non vai lì, il codice crittografico non te lo dà. Nel momento in cui il sistema rilascia il codice crittografico alla nostra applicazione, tu sei abilitato al rilascio della recensione e ti trasformi in Antoine Ego. Vi ricordate Antoine Ego di Ratatouille? Lui era il recensore più malefico del pianeta. Ci piace raccontarcela così perché è quello che dobbiamo diventare. Dobbiamo diventare bravi a scrivere le recensioni, perché più siamo bravi a scrivere recensioni, più facciamo sì che gli altri si fidino di noi. Più annulliamo quella simmetria informativa, più la comunità cresce.
Voi immaginatevi una destinazione turistica che certifica tutte le sue recensioni online e quindi sa che ti sta dicendo la verità, e ti sta dicendo una verità circostanziata. Abbatte tutto quel tempo di cui aveva bisogno Carlo prima, abbatte tutto il tempo di cui hai bisogno per capire se è vero o no che in quel ristorante si mangia bene, perché ti fidi ciecamente perché la comunità ti fa fidare di sé e perché è un sistema tecnologico che te lo prova in maniera ineluttabile. Speriamo di non diventare così brutti però. I vantaggi di T-Box quali sono? Quindi la proof of location, siamo certi del luogo in cui siamo e in cui viene rilasciata la recensione. La proof of identity, soltanto gli utenti e le attività registrate possono inserire recensioni all'interno del sistema. Attraverso la blockchain riusciamo a tracciare, a rendere trasparente e a rendere immodificabili le recensioni all'interno del sistema. In più diamo incentivi sulla fiducia alle persone che fanno parte della nostra comunità di cittadinanza temporanea attraverso l'emissione di un certo numero di XTB. Vi ricordate l'XTB di prima? Quella sorta di punto fiducia? Quel punto fiducia lo puoi raccogliere. Sui territori si possono organizzare anche con delle attività di marketing territoriale, facendovi fare dei percorsi, raccogli più XDP se finisci il percorso. Se oltre a guardare solo il museo archeologico vai a mangiare anche da zio Peppe e poi magari guardi il museo della scienza. Questo induce le persone a voler visitare, a voler approfondire, anche perché è consigliato da persone che certamente hanno già fatto quel tipo di esperienza. Ultima cosa, non meno importante, la piattaforma T-Box Chain e i dati della piattaforma T-Box Chain, quindi recensioni e calcolo della reputazione, sono utilizzabili in maniera assolutamente agevole da terze parti attraverso l'utilizzo di API. La blockchain a che serve? Se un servizio, guarda, saremmo tutti meglio, perché progettare un sistema che lavora sulla blockchain, tra l'altro che lavora su Hyperledger Fabric, che è un esperimento IBM, diciamo, è la blockchain che IBM implementa momento per momento e che è nata, se non sbaglio, da un hackathon, giusto, in IBM all'inizio. Stiamo utilizzando quel tipo di blockchain per garantire l'immutabilità dei dati e la trasparenza dei calcoli, per memorizzare le informazioni in maniera immodificabile, e parlo di prova di presenza, recensioni, contenuto del wallet, calcolo della reputazione. In più utilizziamo degli smart contract assolutamente trasparenti con i quali voi potete valutare quanti XTB prendi, perché prendi quegli XTB. Perché un nostro cruccio è questo: una recensione non può valere uno. Cioè una persona su internet non vale un voto, è la qualità di quella recensione che può valere più o meno. Quindi sempre il nostro matematico pazzo che abbiamo tirato fuori dalla nostra stanza dei giochi ci ha progettato un sistema, un algoritmo che riesce a verificare e a calcolare perché una recensione vale più di un'altra e a dare valutazioni diverse con attribuzioni di XTB diversi a seconda della qualità della recensione immessa nel sistema. Inoltre la piattaforma utilizza tecniche di, adesso la dico bene, pseudonimizzazione, quindi rispettando anche tutte le norme in materia di GDPR, quindi la nuova normativa sulla privacy. Faccio un esempio: se qualcuno di voi vuole uscire dalla piattaforma e reclama il diritto all'oblio, lo può fare, perché noi riusciamo a scollegare i dati collegati alla sua persona, perché lo abbiamo collegato all'inizio attraverso delle chiavi crittografiche. Quindi tu sei tu, ma sei anche un numero. Nel momento in cui non vuoi essere più tu, diventi solo un numero e nessuno saprà chi sei. Abbiamo già siamo in fase di lancio sul mercato, fra 32 giorni se non sbaglio consegniamo le prime 3.000 T-Box, abbiamo chiuso accordi con Best Western Italia, 160 strutture in Italia che utilizzeranno il nostro sistema per la certificazione delle recensioni online, con il Polo Museale dell'Umbria, con il Sistema Museale del Circuito Civico di Foggia, con la Federazione Italiana Cuochi, 16.000 iscritti e 3.000 chef patron. Quindi stiamo cercando di creare questi grandi nodi informativi all'interno dei quali noi vogliamo garantire che la fiducia sia il fattore predominante. Hanno parlato di noi queste testate e noi ne siamo molto fieri. Poi se ne volete parlare anche voi, fate fotografie, taggateci, tboxchain.io e sui social ci trovate dappertutto. E vi lascio con una frase di una persona che speravo potesse essere qui e invece è andata via prima, che è Roberta Milano, che in apertura di un suo libro di qualche anno fa sulla reputazione, il 2013 mi sa, o 2014, titolava il primo paragrafo con una frase stupenda: non accettate sogni dagli sconosciuti. Quale frase migliore? Stop fake review.
Bravo. Allora, c'è nessuno che ha da fare delle domande, se no scelgo io, a caso, come alle medie. Io qualche domanda ce l'ho, però mi piacerebbe che sicuramente non è tutto chiaro. Qualcuno vuole fare qualche domanda sulle mani? Bravo. Vengo io. Bello che c'è la gente. Qua. Vengo io, non si preoccupi. Prego. Domanda concreta e immediata, blockchain. Io ho un'azienda alberghiera, voglio implementare un sistema di blockchain per N ragioni. Da che parte si comincia? Perché ho letto, sentito sistemi, schede grafiche per fare il calcolo, consumo di energia elettrica da mandare in crisi l'Islanda con i suoi geysers. Allora, possiamo far cadere certi miti e certe balle? Mi sembra la domanda interessante. Bellissima domanda. Questo è Bitcoin, Ecco. Allora, comincio a dare una mini risposta, poi magari Michele interviene se vuole aggiungere qualcosa. Sicuramente non dal comprare schede grafiche, direi non cominciamo da lì. Bisogna capire cosa ci vogliamo fare con questa blockchain. Vogliamo certificare un dato? Vogliamo cominciare a collaborare con un ecosistema? Quindi io sono una catena alberghiera, ma voglio collaborare con un'assicurazione, con un'agenzia di viaggi, con una compagnia aerea e così via. A seconda di quello che è lo scenario, la prima cosa da fare è capire con chi devo lavorare. Quella è la cosa da cui partire. Dopodiché, da un punto di vista tecnico, quello a cui si riferisce è sicuramente un problema, ma non è necessario che ognuno di noi si preoccupi di questo tipo di cose. Molti di noi saranno solamente dei clienti di una blockchain molto più grande di noi che ci coinvolge. Un po' come noi siamo parte di, ognuno di noi ha un proprio cellulare che si affaccia su internet. Allo stesso modo potrà essere sulla blockchain. Quindi non partiamo dalla tecnologia, partiamo dal cosa ci vogliamo fare con questo. E anche disambiguare decisamente tra Bitcoin e blockchain. Bitcoin è un'applicazione, una degli scenari, blockchain è tutta la tecnologia sottesa che può abilitare mille altri scenari come Bitcoin. Anche perché la cosa simpatica è: quanti di noi conoscono come funziona un motore a scoppio con precisione? Pochissimi, però in macchina ci andiamo tutti, ve l'assicuro. Quindi perché curarsi della tecnologia di fondo? Se ci serve la usiamo, siamo felici di usarla. Va valutato caso per caso sulla base di quello che... Anche perché implementare un sistema con un protocollo del genere è molto impegnativo e molto costoso. Quindi se proprio non è necessario, è meglio non usarla. Altre domande? Nessuno? C'è una mano nessuno? Là, la faccio io una domanda. Chi c'è? Qualcuno? Bene. Semplicemente, come monetizza T-Box Chain? Vendendo la T-Box o in altre maniere? Vendendo la T-Box ai relativi luoghi. Non ho capito la domanda. Come monetizza la tua azienda? Vendendo la T-Box? Soltanto questo? Sì, all'inizio, in una prima fase, monetizza vendendo la T-Box. La T-Box costa 10 euro al mese. È data in comodato d'uso gratuito e per rilasciare token noi chiediamo agli utenti business, però attenzione, non ai cittadini 3.0, agli utenti business chiediamo 10 euro mensili. Questa era una domanda lecita, eh? Ci stava. Lecita e corretta. Io non la volevo fare, però era, insomma, quando uno presenta... Funziona in abbonamento. I soldi come li fai? Esatto, esatto. Allora, ci sono mille altri scenari che mi vengono in mente, insomma, di uso della blockchain, e quello che si sente sempre più spesso dire è che la blockchain, siamo ai primordi, è come parlare di internet nel 92 oggi, quindi provate a pensarci, chi si ricorda
come era lo scenario quando, come pensavamo a internet nel 92. Non avremmo certo immaginato le applicazioni che stiamo facendo oggi. La stessa cosa è la blockchain. Siete d'accordo che la blockchain è la nuova internet? Questa è la definizione che viene sempre più spesso data. È la nuova infrastruttura della nuova internet e inizieremo a capirne anche le potenzialità, boh, forse tra 5-10 anni. Un cambio di paradigma totale, un totale cambio di paradigma. Con internet abbiamo vissuto il momento in cui ci scambiavamo informazioni tra di noi, ma le informazioni erano centralizzate. Come in tutti i passaggi storici, quando hanno inventato il motore a scoppio, quando hanno inventato la macchina per la stampa, voi immaginate Gutenberg, macchina per la stampa, all'inizio gli amanuensi, loro detenevano il potere perché centralizzavano. Quando Gutenberg ha inventato il modo di decentralizzare la stampa dei libri, ha distribuito potere. La stessa cosa, identica. Sì, assolutamente. Come dicevo all'inizio, mi piace paragonare la blockchain all'internet del valore. Quindi così come trasferiamo informazione tramite internet in questo momento, tramite blockchain noi possiamo effettivamente trasferire valore a tutti gli effetti. Quindi trasferire il contenuto proprio di quello, non solo l'informazione su quello che c'è, ma proprio l'esatto contenuto di quello che noi stiamo tenendo nelle nostre mani o nelle nostre tasche o nel nostro portafoglio digitale. Qui fateci caso, quando si parla di blockchain la parola che incontrerete sempre è la parola fiducia. Non c'è blockchain senza fiducia e non c'è fiducia senza blockchain. Che cosa ne pensate di Winding Tree? Winding Tree? Sapete cos'è? Già mi avete detto cosa ne pensate. Ci ha beccato in fallo due piccioni con una fava. Ah, Winding Tree è una startup svizzera, hanno appena lanciato un ICO un po' sotto traccia e vogliono sostituire l'infrastruttura di distribuzione tradizionale attraverso la blockchain. Hanno già le partnership con tutte le compagnie aeree europee, sono bravissimi, stanno muovendo a una velocità incredibile. Io non sono riuscito a partecipare all'ICO, ma l'avrei voluto fare. E infatti l'altra domanda è: avete partecipato a qualche ICO? A cosa? No, non ho partecipato. È un mercato interessante. No, io sono io. Sapete che cos'è un ICO? Quando una startup o un progetto decolla sulla blockchain e quindi rilascia dei token, è il parallelo dell'IPO. Quando un'azienda va in borsa, l'ICO è il momento del lancio in cui si distribuiscono i token a chi partecipa. Io personalmente ne ho fatte tre. Ho partecipato a tre. A Lockchain, a SingularityNet, quello sull'intelligenza artificiale, e l'altro non mi ricordo neanche, perché poi ha cambiato nome, e tutti e tre molto interessanti, e c'è tantissimo scam in questo settore, però è un segno di fermento del mercato, secondo me, perché c'è un'esplosione di questi progetti e anche questo è un driver dell'innovazione. Oggi è stato un po' calmierato. Molto. L'anno scorso, se avessimo parlato di questa roba qua, o se avessimo lanciato T-Box un anno e mezzo fa, avremmo fatto una ICO milionaria. Dopo il novembre dello scorso anno, quando abbiamo avuto il picco, poi è caduto tutto, quindi la gente ha iniziato ad avere meno fiducia in questo tipo di sistema, investe di meno e ci crede di meno. Sì, è molto delicato in questo momento specifico. Il tema delle ICO è molto delicato. No, è un tema molto delicato. Sicuramente è un modo parallelo per finanziare anche la propria idea, quindi sicuramente è qualcosa che va considerato in ambito di innovazione di una startup nel momento in cui ci si vuole lanciare. Bisogna essere molto bravi, bisogna essere consigliati molto bene anche da un punto di vista legale su quello che vuol dire mettere un token che abbia un valore effettivo. Perché hanno fatto molti macelli. Sì. Allora, abbiamo qualche minuto se abbiamo un'altra domanda, altrimenti ci salutiamo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.